Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. In quanto persona che spiega cose su YouTube, fare un video in cui spiego perché è meglio non spiegare le cose potrebbe sembrare un controsenso, e a conti fatti lo è. Ma oramai il video è partito, quindi vediamo di metterci una pezza. Questa settimana andiamo a vedere tutti i motivi per cui fornire troppe spiegazioni ai vostri giocatori non solo è inutile, ma potrebbe anche risultare deleterio per la buona riuscita della vostra quest. In altre parole, oggi andiamo a spiegare perché è sempre meglio evitare lo spiegone. Immaginatevi la situazione, avete appena finito di scrivere la vostra prossima quest o magari l'intera ambientazione dove progettate di far svolgere per i prossimi anni le quest ai vostri giocatori. Ovviamente sarete orgogliosi del vostro lavoro e ritenete che le informazioni che ci avete messo dentro siano qualcosa di geniale e innovativo, ovviamente. Non vedete l'ora di mostrare al vostro gruppo quella che sarà considerata un'opera geniale e una pietra miliare nella storia del gioco di ruolo, come potrebbe essere altrimenti. Radunate quindi i vostri giocatori e cominciate a spiegargli con più dettagli possibili tutte le caratteristiche della vostra opera, per essere sicuri che comprendano tutti i minimi dettagli e il complesso sistema di equilibrio che rende il vostro lavoro qualcosa di così geniale e innovativo. Sicuramente la cosa migliore da fare. All'inizio i vostri giocatori sembrano galvanizzati dall'idea, ma man mano che parlate, mettendo sempre più enfasi per far capire loro quanto è importante quello che state dicendo, quanto è monumentale l'opera e quanto tutto questo per loro non sarà altro che un privilegio, sembra che loro in realtà siano sempre meno interessati e adesso passano il tempo a controllare Facebook sul cellulare e fare battutacce tra di loro. Che villani! Quando poi, finita la vostra presentazione, dite ai giocatori di preparare i personaggi e organizzarsi per la quest, dalle domande che questi vi fanno, non solo sembra che non abbiano ascoltato nulla di quello che avete detto nelle 2 ore di presentazione che avete fatto, ma non sembrano neanche aver colto tutti i preziosi e bellissimi spunti di interpretazione che avete inserito nell'ambientazione. È come se non vi avessero neanche ascoltato, non comprendono il vostro genio. Se vi siete mai trovati in questa situazione, vi siete imbattuti nello spiegone, una delle situazioni più terrificanti nella vita di ogni giocatore di ruolo. Senza perdere troppo tempo in giri di parole, lo spiegone è inutile. Le capacità di una persona normale di prestare attenzione vanno dai 5 minuti al quarto d'ora scarso. Oltre a questo tempo, il cervello semplicemente smette di acquisire informazioni in maniera efficiente, che grosso modo è il motivo per cui i miei video hanno quella durata. Durassero 2 ore, starei semplicemente parlando al muro. Mettersi quindi a spiegare i dettagli di un'ambientazione per ore e ore e ore non è altro che una perdita di tempo sia per i giocatori sia per lo stesso master che sta spiegando. Quel tempo il master potrebbe utilizzarlo per creare degli incontri o comunque per mettere in scena qualcosa di più interessante per i propri giocatori. Ovviamente lo spiegone non deve avvenire per forza all'inizio di una campagna. In qualunque momento il master potrebbe cadere nella tentazione di mettersi a snocciolare una quantità enorme di dettagli sulla situazione, sia direttamente sia tramite un PNG. Magari i giocatori sono entrati nella sala macchine dell'astronave e uno degli ingegneri comincia a spiegare per filo e per segno il funzionamento dei motori e di come il master abbia trovato una soluzione elegante e geniale
per giustificare il fatto che l'astronave superi la velocità della luce, o i giocatori entrano nella sala del trono del regno e il re comincia a fare una spiegazione verbosissima in cui descrive tutta la complicata serie di alleanze che legano la famiglia regnante con le varie famiglie nobili del regno, snocciolando nomi e titoli nobiliari per mezz'ora. È praticamente impossibile che i giocatori ricordino tutto quello che gli è stato detto anche solo mezz'ora dopo che lo spiegone è finito. Per la sessione della settimana dopo avete fondamentalmente la garanzia che non ricorderanno assolutamente nulla. Ovviamente non è possibile giocare senza fornire spiegazioni ai giocatori, ma la maniera corretta per farlo è frammentare queste spiegazioni in concetti più semplici, che si possono spiegare in 5-10 minuti, e spalmare questi frammenti lungo tutta la durata della sessione, o meglio, magari sulla durata di varie sessioni. Concentratevi sul fornire in maniera efficiente le informazioni che i giocatori necessitano per andare avanti con la loro quest. Non ha senso perdere 4 ore a spiegare usi e costumi di tutti i popoli della galassia se poi nelle loro prime 7-8 quest i giocatori non interagiranno con più di 3 o 4 di questi popoli. Piuttosto mettete nelle prime quest 4 PNG, uno per pianeta. Fate in modo che per vari motivi i giocatori debbano interagire con questi 4 PNG e che quando ci interagiscono questi PNG forniscano in qualche modo le informazioni essenziali sugli usi e costumi del loro pianeta. I dettagli possono essere rimandati fino a quando i giocatori non arriveranno effettivamente su quel pianeta e potranno vedere gli usi e costumi all'opera e interagire con essi. Ricordate quanto detto nel video precedente, show, don't tell. Se ritenete che alcuni dettagli della vostra ambientazione siano importanti, siano fondamentali, o semplicemente siano belli e volete mostrarli ai vostri giocatori, fate in modo da scriverci intorno delle situazioni di gioco, da scrivere delle quest che li riguardino, in modo che sia molto più semplice per i giocatori ricordare e imparare le informazioni e che sia anche più naturale. Sarebbe sempre meglio fare in modo che siano i giocatori stessi ad andarsi a interessare alle informazioni, più che essere voi come master semplicemente a dirgliele. Diciamo che per questo video è tutto, anche perché parlare per 20 minuti nel video dove spiego perché non bisogna parlare per troppo tempo sembrerebbe un controsenso. Mi piacerebbe sapere da voi come fate voi a fornire informazioni ai vostri giocatori in maniera efficiente, anche perché tecniche nuove tornano sempre utili sia a me sia a tutti gli altri. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se volete rimanere aggiornati, schiacciate il tastino della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.